Ci alziamo in piedi e accogliamo i celebranti con il canto d'ingresso. Dio si è fatto come noi per farci come noi. Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi. Viene dal grembo di una donna, la Vergine Maria. Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi. Vieni Signore in mezzo a noi, resta con noi per sempre. Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Amen. Il Dio della speranza che ci riempi di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Con il tuo spirito. Do il benvenuto a nome del santuario. Do il benvenuto a nome del santuario ai due gruppi, i pellegrini italiani qui presenti alla cappellina, in questo luogo dove la Vergine è apparsa. I due gruppi, uno proviene, è formato da siciliani però che vivono in Germania, sono guidati dal padre Adam, e l'altro viene da Roma ed è guidato da padre Luigi Falcone, dove a presiedere lui ha qualche problema di salute, presiedo io. Celebriamo la messa in onore della Beata Vergine Maria di Fatima e come primo gesto chiediamo umilmente perdono per i nostri peccati. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che intercedi per noi presso il Padre, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Signore nostro Dio, che ci hai dato la madre del tuo figlio, quale nostra madre, concedici, te lo chiediamo, che seguendo i suoi insegnamenti e ripieni dello spirito di vera penitenza e preghiera, contribuiamo generosamente affinché il mondo si rinnovi e si espanda il regno di Cristo, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa, come fiore di narciso fiorisca. Sì, canti con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore, coraggio, non temete. Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, perché scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa.
la terra bruciata diventerà una palude, il suolo riarso, sorgenti d'acqua. I luoghi dove si sdraiavano gli sciacalli diventeranno canneti e giuncaie. Ci sarà un sentiero e una strada, e la chiameranno Via Santa. Nessun impuro la percorrerà. Sarà una via che il suo popolo potrà percorrere e gli ignoranti non si smarriranno. Non ci sarà più il leone, nessuna bestia feroce la percorrerà o vi sosterrà. Vi cammineranno i redenti. Su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con giubilo. Felicità perenne splenderà sul loro capo. Gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Diciamo insieme: ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci. Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci. Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore. Egli annunzia la pace. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra. Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci. Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui, i suoi passi tracceranno il cammino. Ecco, il nostro Dio, egli viene a salvarci. Alleluia, alleluia, alleluia. Ecco, verrà il Signore, strapperà via il giogo della nostra schiavitù. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. Un giorno Gesù stava insegnando. Sedevano là anche dei farisei e maestri della legge, venuti da ogni villaggio della Galilea e della Giudea e da Gerusalemme. E la potenza del Signore li faceva operare guarigioni. Ed ecco, alcuni uomini, portando su un letto un uomo che era paralizzato, cercavano di farlo entrare e di metterlo davanti a lui. Non trovando da quale parte farlo entrare a causa della folla, salirono sul tetto e attraverso le tegole lo calarono con il lettuccio davanti a Gesù nel mezzo della stanza. Vedendo la loro fede, disse: «Uomo, ti sono perdonati i tuoi peccati». Gli scribi e i farisei cominciarono a discutere dicendo: «Chi è costui che dice bestemmie? Chi può perdonare i peccati se non Dio soltanto?» Ma Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, rispose: «Perché pensate così nel vostro cuore? Che cosa è più facile, dire «ti sono perdonati i tuoi peccati»? Oppure dire «alzati e cammina». Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati, dico a te, disse al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e torna a casa tua. Subito egli si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era disteso e andò a casa sua glorificando Dio. Tutti furono colti da stupore
e davano gloria a Dio. Pieni di timore, dicevano: «Oggi abbiamo visto cose prodigiose». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Cari pellegrini, siete giunti al termine del vostro pellegrinaggio qui a Fatima, in questo luogo così significativo. Spero che per voi sia stata forte l'esperienza da poter dire, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, oggi in questi giorni abbiamo visto cose belle, prodigiose. Ecco, siamo qui appunto per fare un carico di grazia in modo che la nostra vita, per così dire, risusciti, trovi un nuovo slancio. Tante sono le cose belle che possiamo sperimentare qui. Ieri Don Luigi mi confidava che anche per merito della guida ad Elio aveva sperimentato cose belle, aveva meditato insieme al gruppo cose edificanti, che edificano la vita. Il Vangelo di oggi ci richiama a quello che è l'essenziale della nostra vita cristiana. È un testo collocato nel cammino dell'Avvento, un testo che richiama quello che è il motivo della presenza del Signore in mezzo a noi. Gesù, parola, nome che significa Salvatore, è venuto per salvare. E di cosa ci salva? Innanzitutto dal peccato, è venuto per liberarci dal male che è dentro ognuno di noi, dal peccato. E nello stesso momento si è fatto carico anche di tutti quei dolori che sono sempre presenti nella nostra vita e che stanno accanto a noi. Si è fatto carico dello Spirito, purificando i nostri cuori, nello stesso momento anche facendo carico dei nostri corpi. Quanti miracoli ha compiuto Gesù, miracoli narrati nei Vangeli. Ecco, il miracolo di oggi, o il duplice miracolo della guarigione dello Spirito, del perdono dei peccati e la guarigione fisica del paralitico, del paralizzato, è, diciamo, una testimonianza di quello che è avvenuto anche qui a Fatima. Fatima sostanzialmente è un richiamo alla conversione, alla guarigione dello spirito, alla così purificazione del cuore, alla conversione. È molto importante, ad esempio, il sacramento della riconciliazione, dove si sperimenta la salvezza di Dio, il vero Natale, in cui la persona viene guarita da quel male interiore che possiede. E nello stesso momento il racconto del Vangelo sottolinea un aspetto ancora più importante, quasi unico, che il fatto che la guarigione di quel paralitico non avviene attraverso la sua fede. Non si parla della fede dell'ammalato, ma della fede delle persone che stanno attorno a lui, che con coraggio e con creatività lo hanno portato davanti al Signore, salendo sul tetto, calandolo dall'alto, e Gesù, vedendo la fede di questi, ha guarito. E il Vangelo ci insegna il fatto che anche noi dobbiamo non solo pensare a noi stessi, nel senso di preoccuparci della nostra salute dello spirito e del corpo, ma anche della salute del fisico e dello spirito, del corpo degli altri, portare i pesi gli uni degli altri, portare davanti alla Madonna quelli che sono, diciamo, le difficoltà delle persone che si affidano a noi. Quanti di noi hanno avuto la consegna di venire qui a Fatima e di pregare per loro, per un motivo o per l'altro? E questo non è altro che questo farsi portantini di queste persone, vale dire di portarli davanti al Signore, davanti alla Madonna, perché vengono guariti.
E questa mentalità dovrebbe essere costante nella nostra vita, non solo qui a Fatima, ma sempre farsi carico gli uni degli altri. La Madonna, quando è apparsa ai pastorelli, ha insistito molto che loro si offrissero, si facessero carico, che pregassero molto per la conversione dei peccatori, per lo spirito, per la salvezza delle persone e anche farsi carico delle malattie e delle sofferenze degli altri. Una vita offerta per gli altri, farsi carico. È quello che ci viene indicato appunto dal Vangelo di oggi, questa dimensione che tante volte ci sfugge, ma che è essenziale. Noi viviamo non solo per preoccupati per la nostra salvezza, certo, è un primo pensiero, ma preoccupati e preoccupatissimi anche per la salvezza degli altri, perché non si perdano, nessuno si perda, ma che tutti possano incontrare il Signore e avere la salvezza. Chiediamo che in questo tempo di avvento che ci prepara a Natale ci spinga così ad occuparci, preoccuparci degli altri facendosi carico dei loro bisogni e presentandoli attraverso l'intercessione della Vergine Maria. Che la Vergine Maria ci accompagni sempre. In questo luogo santo dove la Santissima Vergine apparve, preghiamo, fratelli e sorelle, Dio nostro Padre, che ci ha dato per madre la genitrice del suo Figlio. Innalziamo la nostra preghiera e diciamo insieme, ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Per tutti i credenti, affinché seguendo gli insegnamenti di Maria, con spirito di vera penitenza e preghiera, collaborino generosamente per il rinnovamento del mondo e l'espansione del Regno di Cristo, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per quanti esercitano un ministero nella Chiesa, affinché in comunione di fede con Maria, ascoltino, amino e annunzino la parola di Dio con fedeltà e zelo, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i governanti, affinché promuovano nel mondo la giustizia e la pace e collaborino per una giustizia distribuzione dei beni sulla terra. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutti coloro che soffrono, affinché in comunione con Maria, consolatrice degli afflitti, incontrino nell'amicizia e nella contemplazione della croce la forza per camminare all'incontro della vera vita. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per questa assemblea e per le nostre famiglie, affinché per intercessione di Maria, coloro che cercano Cristo li incontrino, i peccatori si convertano, i giovani si entusiasmino per il Vangelo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. O Dio di infinita bontà, che ascolti le suppliche del tuo popolo, per intercessione di Maria, madre del tuo Figlio della Chiesa, ascolta queste preghiere, quelle preghiere e l'intenzione che ciascuno di noi porta nel proprio cuore. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Salga da questo altare l'offerta a te gradita. Dona il pane di vita e il sangue salutare. Signore, dispigendori i nostri terreni ubertosi, mentre le vigne decori di grappoli gustosi. Salga da questo altare l'offerta a te gradita, dona il pane di vita e
il sangue salutare. Nel nome di Cristo uniti, il calice e il pane ti offriamo per i tuoi doni largiti. Te, Padre, ringraziamo. Salga da questo altare l'offerta te gradita, dona il pane di vita e il sangue salutare. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Celebrando la memoria della Beata Vergine Maria, noi ti offriamo, Signore, questo sacrificio di riconciliazione e di lode. Umilmente ti preghiamo di perdonare nella tua misericordia i nostri peccati e di orientare a te i nostri cuori. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto renderti grazie, è bello esaltare il tuo nome, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo e ti glorifichiamo nella memoria della Beata Vergine Maria. All'annunzio dell'angelo accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo e meritò di concepirlo nel grembo virginale. Divenendo madre del suo Creatore, segnò gli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo figlio, estese la sua maternità a tutti gli uomini, generati dalla morte di Cristo per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta nella gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa, e la protegge nel cammino verso la patria fino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse:
prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua risurrezione nella attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, i Santi Francesco e Giacinta, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Ci scambiamo un segno di pace. Pace con te. Pace con te. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto la parola e io sarò salvato. Il Signore è il mio pastore, nulla manca d'ogni attesa. In verdissimi prati mi pasce, mi disseta placide acque, e il ristoro dell'anima mia. In sentieri diritti mi guida, per amore del santo suo nome. Dietro a lui mi sento sicuro, pur se andassi per valle oscura, non avrò a temere alcun male, perché sempre mi sei vicino, mi sostieni col tuo incastro. Quale mensa per me tu prepari, sotto gli occhi dei miei nemici, ed di olio mi ungi il capo, il mio calice colmo di ebbrezza, bontà e grazia mi sono compagne. Quanto dura il mio cammino, io starò nella casa di Dio, lungo tutto il migrare dei giorni. Il Signore è il mio pastore, nulla manca d'ogni attesa, in verdissimi prati mi pasce, mi disseta placide acque. Preghiamo. Concedi, Signore, il sacramento che abbiamo ricevuto. Guidi noi che veneriamo la Vergine Maria, quale madre del tuo Figlio e della Chiesa, alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen.
prima della benedizione finale su di voi, benedico anche i rosari, gli oggetti di pietà che avete acquistato, anche quelli che non avete qui con voi. Preghiamo, Signore, ti preghiamo di benedire gli oggetti religiosi affinché per intercessione della gloriosa Vergine Maria e dei Santi Francesco e Giacinta diventino segno di salvezza per tutti coloro che ne faranno uso, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Il 13 maggio apparve Maria a tre pastorelli in cova di Ria. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. In mano un rosario portava Maria, che addita i fedeli del cielo la via. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Madonna di Fatima, la stella sei tu, che al cielo ci guidi a Gesù. Ave, ave, ave Maria, ave Maria.